Da discarica più grande della Toscana a fabbrica di materiali. È il processo di trasformazione che Scapigliato SRL, società pubblica al 100%, sta attuando nell'omonimo sito tra le colline di Rosignano Marittimo per investire in economia circolare e rendere minimi conferimenti in discarica, così come prevede la normativa europea. Un sistema che vede come discarica l'ultimo punto, l'ultimo miglio di gestione dei rifiuti, ma che prima appunto di gestire e di mettere a dimora fissa il rifiuto passa attraverso un recupero il più possibile spinto dei nostri rifiuti. Attualmente 36 dei 100 ettari di perimetro oggetto di autorizzazione ambientale sono occupati dalla discarica, di cui 14 esauriti e già inerbiti, 12 esauriti in copertura, 10 in uso. Sono autorizzati solo rifiuti speciali non pericolosi, ossia di derivazione industriale, circa 350.000 tonnellate annue, che arrivano a destinazione dopo 4 livelli di controllo sulla conformità. Due problemi legati ai conferimenti, il percolato e il biogas. Grazie a un nuovo sistema entrato in funzione 3 mesi fa, il percolato viene trattato per permetterne l'uso industriale, mentre dal 2000 il biogas viene trasformato in energia elettrica. Per 25 milioni di kilowattora l'anno, che più o meno sono il consumo medio di 30.000 abitanti equivalenti e quindi più o meno gli abitanti del comune di Rosignano. Un progetto pilota sull'automazione del sistema ne sta migliorando qualità e quantità, rendendo minima la dispersione in atmosfera di biogas. Dal 2019, attraverso Scapigliato Energia, vengono offerti sconti della componente energia in bolletta a chi abita in zona. Si va dal 25 al 100% in base alla distanza dall'impianto. Al momento sono stati stipulati circa 2.000 contratti. Un'altra ricaduta sul territorio arriva dalla gestione di 15.000 tonnellate annue degli sfalci che si trasformano in terriccio buono, distribuito gratuitamente alle utenze della zona. Inoltre, per compensare le CO2 prodotte, sono stati donati 250.000 alberi, soprattutto olivi, e 60.000 arbusti sia a private aziende che al verde pubblico e attorno al polo impiantistico per un investimento di 6 milioni di euro. È un progetto che ha visto un enorme successo perché tantissime persone, anche imprese agricole, hanno fatto richiesta di alberi, in particolare, ripeto, ulivi, e questo è anche un elemento di sostegno all'economia agricola del territorio, perché ovviamente sono alberi che producono olive e quindi producono olio. Scapigliato ha anche un impianto di selezione del rifiuto indifferenziato che arriva soprattutto dalla zona, 86.000 tonnellate annue. Il 33% attraverso un processo aerobico si trasforma in FOS per coprire il fronte di scarica, il resto va al termovalorizzatore di Livorno o alla discarica di Peccioli, autorizzata anche per il rifiuto urbano. Nel 2025 arriverà anche un biodigestore anaerobico per trattare la frazione organica del lato costa trasformandola in compost e biometano, un investimento da 40 milioni di euro su un piano decennale da 90 milioni. Una trasformazione fortemente voluta dai soci, il comune di Rosignano con l'83,5% delle quote e Alia Servizi Ambientali per il restante 16%. I cittadini sono, come dire, premiati attraverso il contributo, quindi il canone concessorio, che sono circa 8 milioni e mezzo all'anno. C'è la possibilità, come dire, di dare dei servizi aggiuntivi piuttosto che ridurre tutta una serie di costi per i nostri cittadini a partire dai servizi a domanda individuale. Rosignano potrebbe essere interessata da un'altra novità sul fronte rifiuti. Alla manifestazione di interesse della regione, Ali ha proposto un gassificatore da realizzare all'interno della Solvay. Il progetto è ancora top secret, ma il sindaco è disponibile a valutarlo. Fermo restando la necessità di andare ad esaminare carte alla mano, e quindi al momento in cui sarà definito meglio il progetto, quelli che sono gli elementi positivi e negativi.